Grande successo per la prima edizione del Premio del Paesaggio e il Mosaico di Sansevero, atto conclusivo del percorso progettuale di sperimentazione dello scenario strategico del PPTR Patto Città Campagna, durato 8 mesi. Soddisfazione per l'assessore alla pubblica istruzione Simona Venditti. Dopo un lungo percorso durato 6 mesi, oggi il Premio del Mosaico di Sansevero. La sala è gremita, l'atmosfera che si respira è quella di unione stamattina. In città. Sì, finalmente, come dire, si respira questa forza di coesione della città che si è stretta attorno al tema del paesaggio, che in realtà è una grande metafora, no? Mi è piaciuto pensare, venendo qui, che il titolo dato a tutto il percorso, il mosaico di Sansevero, in realtà non ha solo una declinazione, oggi, come dire, l'Assemblea lo ha dimostrato. Non è solo nella sua declinazione fisiologica, è anche e soprattutto nella sua declinazione culturale e sociale. La città si è stretta, ha voluto riconoscere la sua identità, la sua storia, la sua cultura e ne è voluta nuovamente tornare in possesso. Assessore, 50 professionisti a lavorare tutti insieme, ma soprattutto 83 proposte degli studenti di Sansevero. È la dimostrazione di quello che stavo dicendo. I ragazzi finalmente sono tornati a riacquisire la loro dignità di cittadini, sono tornati a conoscere il loro territorio e il territorio si è umanizzato perché sono tornati finalmente a guardare, a osservare il proprio paese, ad amarlo e oggi, come ho già detto, probabilmente riporre nuovamente l'interrogativo ai ragazzi se hanno voglia di andare via, secondo me qualche defezione rispetto alle originarie risposte ci sarà. Ultima battuta, questa è la premiazione del Mosaico di Sansevero o sarà la prima edizione? Lo abbiamo già detto, sarà solo la prima edizione, il clamore e soprattutto l'aver saputo forgiare le coscienze degli studenti e dei cittadini tutti e l'acquisizione, ribadisco, di quella dignità che appartiene a questa città, sicuramente merita almeno una seconda edizione. Grazie.